Sono Paola, sono giovane, ma desidero donare la mia vita a Dio e mi sento forte nel mio impegno, perché cerco di vivere ogni giorno la fede, la speranza e la carità. Sulle strade del mondo hanno camminato e camminano persone capaci di aspirare alla santità. Paola è stata una di queste e Dio, la fede, ho sempre albergato nel suo cuore. Io, la speranza, non l'ho mai abbandonata. Così come nel gran teatro del mondo accompagno gli uomini e quanto è riflesso celeste del Signore, di ogni bene e di ogni male. Paola Gambara Costa ha vissuto donando, esercitando sempre e comunque la carità che io rappresento. Qui a Bene, ella ha gioito e sofferto, sempre sostenuta dalla fede. A Bene ha coltivato la speranza di cambiare ciò che d'ingiusto si sviluppava intorno a lei. La sua vicinanza ai poveri, ai sofferenti, è stata totale e ancora oggi il ricordo di Paola rimane vivo, anche grazie ai suoi interventi miracolosi verso la gente di bene. Queste strade sono simili a quelle del borgo in cui sono nata e cresciuta. Anche gli sguardi della gente si assomigliano, i visi dei bambini, i rumori usuali, l'odore della terra. Sono Paola, sono nata a Verola Alghisi, vicino a Brescia, il 3 marzo 1473. Sono cresciuta con la convinzione di dedicare un giorno la mia vita totalmente a Dio, entrando in convento. Ma mi sono trovata di fronte ad una scelta molto dura, io, appena adolescente. Quando ero ragazza, i miei genitori avrebbero voluto farmi partecipare ai sontuosi balli organizzati nei palazzi, ma per me era un supplizio trovarmi in quelle situazioni. Thank you.
Era il 1484, quando nella mia casa fu ospitato il conte Bongiovanni Costa, signore di bene, che tornava da Venezia per conto del duca Carlo I di Savoia. Egli si convinse che sarei stata la sposa ideale per il nipote Ludovico Antonio. Inviò una lettera a mio padre. Il conte Bongiovanni mi ha inviato una lettera in cui mi chiede la tua mano per il nipote. Padre, voi sapete che io ho il desiderio di mettermi al servizio di Dio. Non posso accettare questa proposta. Paola, sei sempre stata una figlia ragionevole e buona, anche se con l'idea fissa della preghiera. Noi ti abbiamo secondata, ma ora questa proposta ha già avuto l'assenso di Savoia, intendi? Inoltre, Ludovico Antonio è un buon giovane, lo zio ce ne ha parlato a lungo. Paola pianse, si disperò, pregò con tutte le sue forze, appellandosi alla sua fede. La famiglia le fece avere un colloquio con padre Angelo Carletti, il vicario generale dei francescani, un uomo saggio e illuminato. Le diede speranza. Con lui era padre Andrea, il confessore di Paola, che l'aveva seguita nel suo cammino spirituale e assistita nelle opere di carità. Come farò a seguire il Signore se sarò moglie e madre? Vivrò tra le insidie del mondo. Paola, se Dio ha voluto che questa proposta di matrimonio vi fosse fatta, è perché sa qual è la via giusta da percorrere. Come moglie e madre riuscirete a essergli fedele e devota. Vedete, molti sono gli esempi di persone che hanno operato con cristiana moderazione, pure in mezzo ai fasti. Ricordate il duca di Savoia, Amedeo IX? Egli, essendo affetto da una grave malattia, indirizzò la sua vita secondo i dettami della fede. Amatissimo dal popolo, verso il quale nutriva un grande attaccamento, aiutò i poveri nel suo ducato attraverso ingenti lasciti economici. Ai piaceri mondani preferiva sostituire il soccorso ai bisognosi. Il suo modo di vivere, estremamente parco ed austero, doveva forse sorprendere i contemporanei. Paola, confidate nel Signore, Lui vi darà la fede necessaria. Avevo obbedito. Di Ludovico vidi il ritratto e gli inviai il mio. Lo conobbi solo al momento delle nozze. È la primavera del 1486. Paola Gambara e Ludovico Antonio Costa si sono sposati nell'autunno precedente nel castello di Pralboino vicino a Brescia. Accompagnati da dame e gentiluomini, sono passati da Milano, Alessandria, Asti e Torino, dove hanno reso omaggio alla corte ducale dei Savoia, dai quali sono stati festeggiati. Hanno attraversato i feudi dei Costa ed ora entrano nella città di Bene accolti da tamburini e sbandieratori. Bene è stata sottoposta alla signoria del vescovo d'Asti dal 901 al 1387. È stata poi occupata dal duca Amedeo di Savoia, principe del ramo Acaia,
prima di divenire nel 1413 feudo dei Costa di Chieri. Ecco giungere il corteo che accompagna gli sposi, aperto dai tamburini e dalle chiarine. Avanzano i gonfalonieri che portano gli stemmi dei quattro quartieri di bene: Santa Maria, Sant'Eustacchio, San Giovenale e San Giorgio. Quattro le famiglie del patriziato benese, le cui radici giungono dalla Romanità, dell'Augusta Bagennorum, e alla quale nel 1196 il vescovo Nazario concesse ampi privilegi: gli Oreglia, i Manassero, i Gazzera e gli Aragno. Sfilano i notabili, i podestà di bene Carrù e Trinità, insieme ai tesorieri dei castelli Costa. Alcuni religiosi accompagnano gli sposi: padre Angelo Carletti di Chivasso, vicario generale dei Francescani e il direttore spirituale di Paola, padre Andrea da Quinzano, confessore della Contessa a Brescia, e padre Crescenzio Morra, suo confessore a Bene. Avanzano, provenienti da Asti, il vescovo, venuto ad omaggiare i signori a lui succeduti nel dominio benese, e la nobile famiglia degli Allione. Giungono il marchese e la marchesa di Saluzzo, stretti parenti dei Costa. È la volta dei nobili Acaia, provenienti dalla vicina città di Fossano. Li seguono i genitori della sposa, Taddea Martinengo e Pietro Gambara, la cui famiglia vantava legami di parentela con i marchesi di Mantova e gli Asburgo d'Austria. Ecco la contessa madre dello sposo, vedova, e il conte Bongiovanni Costa, lo zio di Lodovico, che per primo aveva conosciuto Paola durante la sosta a Brescia presso Casa Gambara. Infine, preceduti da graziosi paggi e leggiadre damigelle, ecco gli sposi: Paola e Ludovico Costa, signori di bene. Per accoglierli fu organizzata una grande festa nel borgo, dove si esibirono danzatrici, musicanti, saltimbanchi, giocolieri e mangiafuoco. Thank you.
vedono l'estensione dei propri regni, la maestà, la gloria e la grandezza di cui è stata prodiga la natura verso di loro. Forti, castelli, tutto loro obbedisce, la beltà stessa sembra nata per servirli. Questo triste mondo che è già vestito riveste e spoglia chi era già nudo. Per i poveri la vita è afflizione, miseria, sfortuna, patimento, dolore e sospirare, il destare compassione, gemiti di sofferenza, le preghiere che importunano non per aver niente da dare e sempre tutto da chiedere. Gli unici che sentono le grida dei bisognosi sono i sacerdoti e i frati. Con le loro parole danno speranza e compiono gesti di carità. Padre Angelo, voi che avete parlato con la contessa prima del matrimonio, ditemi, come l'avete trovata? Io l'ho ascoltata, mi ha espresso i suoi dubbi, le sue ansie, ma quando le ho consigliato di seguire la chiamata di Dio, accettando la via del matrimonio, si era serenata. Sono sicuro che sarà sempre sostenuta da una fede incrollabile e saprà mostrarsi caritatevole come le è stato insegnato nella sua famiglia. Avete ragione. Fin da piccola, molto tempo della sua giornata era dedicato alla preghiera e avrebbe tanto desiderato diventare monaca. Farà del bene in queste terre, ma voi statele vicino, il più possibile. Ho già parlato con padre Crescenzio Morra, che sarà il suo confessore qui a Bene. Sarà la sua guida spirituale. A Brescia, la casata dei Gambara era di nobile lignaggio e possedeva feudi ampi e ricchissimi. La dote per le nozze fu di 6.000 scudi d'oro. Il conte Pietro Gambara, padre di Paola, discendeva da Ancislao della casata di Svevia. Era il più riverito e celebre bresciano, oltre che per la nobiltà del suo lignaggio, per i suoi pregi e le virtù cristiane. Anche la madre, figlia del conte Gerardo Martinengo, era essa pure nobile e facoltosa, ammirata per la sua bontà d'animo. Fin da piccola, Paola era stata abituata a compiere gesti caritatevoli verso la povera gente, così come facevano i suoi genitori. A Bene iniziò subito ad avvicinarsi ai poveri e ad aiutarli giornalmente. La sua fama di donna caritatevole, buona e virtuosa giunse alle orecchie del duca di Savoia Carlo I, che la volle al battesimo della figlia come madrina. Parlare con Dio, pregarlo, era ciò che dava forza a Paola. Trovò il luogo adeguato per farlo al di là del torrente Mondalavia, al convento francescano della Rocchetta. Ogni giorno si recava alla celebrazione della messa nella chiesetta della Madonna degli Angeli, dove padre Crescenzio Morra diventò la sua guida spirituale. Paola pensò di stendere per sé un programma di vita che sottopose tramite lettera a padre Angelo Carletti. La preghiera, la penitenza,
i buoni propositi verso il marito e le azioni caritatevoli verso i poveri la spingevano a camminare con i piedi per terra, ma con il cuore ad abitare il cielo. Il marito era di poche parole con lei, ma si mostrava rispettoso. Egli era un uomo burbero, che ritrovava il buon umore solo quando si trovava a caccia o a tavola con gli amici. Ludovico non vedeva di buon occhio la vicinanza che Paola esprimeva per il popolo sofferente, ma ella riteneva la carità il dono primo e più necessario. Erano tempi durissimi per le popolazioni del Piemonte. Si susseguivano calamità naturali, carestie, malattie e la miseria era ovunque. Così era bene Trinità e Carrù. Nelle terre dei Costa, in quegli anni dolorosi, quando i poveri vivevano in misere abitazioni e giunsero a farsi il pane con i gusci di noce. A frotte si avvicinavano alle mura del castello che racchiudeva i granai e le ricchezze dei signori. I servi gettavano dai bastioni gli avanzi dei sostanziosi pasti e tutti correvano per mettere qualcosa sotto i denti. La morte era una compagna quasi quotidiana di grandi e piccoli. Soprattutto i bambini, i più deboli, cadevano sotto la sua spietata falce. Tra quanti al mondo hanno vita chi è più misero di un povero? Egli ha per letto il suolo, sebbene gli faccia da baldacchino il cielo col suo splendore. Tuttavia non ha difesa contro il gelo ed il sole ardente. Fame e sete lo assillano. Solo la fede può salvare. La fede, che opera per mezzo della carità. La carità è paziente. La carità è benigna. Non è invidiosa, non si vanta, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia. Nel 1488 il matrimonio di Paola e Ludovico fu rallegrato dalla nascita del figlio tanto desiderato. Mai, come in quel momento, marito e moglie furono più vicini. È bellissimo, è il più bel regalo che potevate farmi, un figlio. Come volete chiamarlo? Il nome che preferisco è Francesco, per la devozione profonda che nutro verso il santo di Assisi,
ma so che voi ci tenete a dargli un nome di famiglia come Giovanni. Avete ragione, siete sensata come sempre. Allora, per non scontentare nessuno, lo chiameremo Gianfrancesco. Gianfrancesco è proprio un bel nome. Nei giorni successivi alla nascita di Gianfrancesco, Paola chiese ed ottenne che in segno di gioia e di riconoscenza a Dio, il conte facesse distribuire alla popolazione, sempre e comunque affamata, grandi quantità di pane e cibo. La contessa si adoperò con sensibilità ed avvedutezza per portare la pace tra Lodovico e lo zio Bongiovanni per questioni di eredità e tra il conte e la popolazione benese riguardo all'uso delle acque. Paola aveva 18 anni quando padre Angelo venne a farle visita nel castello. La giovane gli comunicò di avere un grande desiderio. Vorrei un vostro consiglio. Più di chiunque altro sapete che volevo dedicarmi a Dio nella vita. Ora sono moglie e madre, ma desidero diventare terziaria francescana. In effetti, questo ordine è stato creato da Francesco d'Assisi proprio per chi, vivendo nel mondo, vuole servire Dio in carità e amore. Di certo, però, il vostro signor marito si opporrà. Ho pensato a questo. Avrei piacere che gli parlaste voi, dicendo che nessuno saprà della mia scelta e nulla cambierà tra noi per parte mia. Il padre la benedisse. Ottenne il consenso del conte e Paola ricevette la tonaca ed il cordone che indossava sotto gli abiti di contessa. Nel disegno di Dio era scritto che Paola aspirasse a carismi più grandi. Gli anni successivi furono però molto amari per la contessa. Il conte trovò il modo di infliggerle gravi umiliazioni. Si allontanò da lei, prese ad assentarsi spesso con la scusa della cura delle varie proprietà e delle battute di caccia al cinghiale, aveva poca attenzione per il figlio e risiedeva per lo più nel castello dei Costa a Carrù. Lodovico si era invaghito infatti della figlia del podestà di quel paese, non curandosi dei sentimenti di Paola. Paola era sempre più sola. Il solo che le stava vicino era il notabile Provana, che ormai aveva stretto con la signora un'amicizia fraterna, anche perché sapeva quali torti il conte stesse perpetrando alle sue spalle e provava molta tenerezza nel vedere come Paola si sforzasse di essere forte e di non mostrare mai cedimenti, pur nella consapevolezza che il marito la tradiva. In mezzo alle prove più dure, la fede è come uno scudo, trasporta le montagne, coglie l'invisibile nell'invisibile. E Paola sperava contro ogni speranza. Sacrifici,
Preghiere e opere buone erano la sua forza, perché l'hanno vinta sulle altre passioni e sono le sole cose che l'uomo può tenersi strette. La situazione del popolo era sempre disperata. Grosso Dalmazzo, nella sua cronaca del 1494, riguardo a Cuneo e a Borgo San Dalmazzo, scrive: «Cadette una terribile tempesta, di modo che ne seguitò un'estrema carestia, donde la gente, gran parte dei popolari, erano costretti sovvenirsi di pane e di gramigna, di pane di sarmenti, di granella di ughe e di cortice di noci, ed altre simili cose, onde ne seguitò morte di più persone per la fame. Vero è che il grano non valeva più de grossi 27 il sestario, ma non se ne ritrovava de comprar con denari». L'amante del conte entrò nel castello di Bene a fine estate del 1494 con la prepotenza che le era propria. Paola se la trovò davanti e ne sostenne lo sguardo, ma ebbe perfino la forza di sorriderle. Cominciava così un periodo di persecuzione operata dalla nuova venuta, che non riusciva ad avere la meglio sulla serenità della contessa. In ogni modo la umiliava, dando ordine ai servi contrari ai suoi, spiandola nei suoi gesti caritatevoli e riferendo al conte che ella scialacquava i suoi beni. Naturalmente, la servitù obbediva alla signora. Tutti aiutavano Paola in ogni modo e non mancarono per tutto l'inverno le distribuzioni del cibo ai poveri. «Se non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna». Nel 1495 due grandi dolori colpirono Paola nel profondo. Frate Angelo spirò il 13 di ottobre, mentre nell'aprile precedente Gianfrancesco dovette lasciarla per recarsi a Chieri a studiare le lettere tra i suoi ascendenti paterni. Paola era orgogliosa di lui, che stava crescendo molto bene in bontà e intelligenza, ma con lui se ne andava quel poco di serenità legate alle gioie familiari che Paola aveva avuto. Le rimaneva solo la preghiera e lo disse al suo ometto mentre lo salutava. «Lo sai, il mio cuore è con te. Pregherò per te in ogni momento della mia giornata e saremo così uniti spiritualmente sempre». «Sì, mamma, lo so, io vi amo tantissimo e vi chiedo di stare bene e di pensarmi come farò anch'io. Quando tornerò e sarò più grande, vi prometto che metterò fine a tutte le ingiustizie che avete dovuto subire». «Gianfrancesco, non voglio sentirti parlare così. Il signor Conte è come cieco in questo momento, ma io non sopporto che tu gli porti rancore. Per amor mio, non pensare queste cose. Ci rivedremo presto, stai tranquillo». Paziente nelle prove, Paola continuava a coltivare la speranza,
sapendo che non sarebbe stata delusa. Nel 1500 espresse il desiderio di recarsi a trovare la sua famiglia a Pralboino. Voleva rivedere i genitori e conoscere i suoi fratelli. Provana le offrì il suo aiuto. Ne parlerò col conte, con discrezione. Sono sicuro che riuscirò a fare in modo che gli paia una buona idea consentirvi di tornare a casa. Grazie, Provana, siete un buon amico. Ludovico acconsentì e Paola ne fu felicissima. Vero l'Alghisi, Pralboino, la sua casa. Ringraziò il marito e fu felice di sentire che egli l'avrebbe accompagnata. Anche Provana sarebbe stato con loro. Quando Paola giunse a casa, fu soffocata dall'abbraccio dei familiari. Era così tanto che desiderava disperatamente sentirsi stringere da persone amate. In alcuni momenti di intimità, la mamma chiese a Paola più volte come si trovasse a bene e come andassero le cose con il consorte. Ma la ragazza ribadì che tutto andava per il meglio, che l'unico cruccio era avere Gianfrancesco lontano. Taddea scrutava quel viso e capiva che vi era ben altro. Lasciò che sua figlia non le dicesse la verità, non facendola sentire in colpa. Se hai bisogno di qualcosa, qualunque aiuto ti serva, noi ci siamo e ci saremo sempre. Lo so, mamma. Voi e il Signore siete tutto ciò che mi serve per andare avanti. Un cuore grande tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Al ritorno a Bene, la signora si fece accompagnare vicino al castello da Provana e vide uno spettacolo spaventoso. Una calca di mendicanti, vecchi, donne, uomini e bambini di ogni età si era sistemata alla meglio negli anfratti e sul terreno sotto le mura ed attendeva che i servi gettassero dai bastioni gli avanzi per azzuffarsi e rimediare qualche brandello di cibo. Tutti erano laceri, deboli, alcuni non avevano la forza di muoversi. La situazione delle campagne di tutto il Piemonte era disastrosa e la gente lasciava i campi devastati da eventi atmosferici sfavorevoli per avvicinarsi ai luoghi dove i signori vivevano bene. Le carestie del 1502 e 1503 erano state tremende, spiegò Provana a Paola. Alla contessa vennero le lacrime agli occhi nel vedere la folla dolente e in risposta al suo sguardo pieno di pietà, i poveri alzarono le mani vuote, implorandola di fare loro la carità, come sempre aveva fatto in passato. E Paola ricominciò a donare di nascosto, aiutata dai servi e da qualcun altro che faceva sì che le porte chiuse si aprissero davanti a lei senza che provviste del costa diminuissero. Paola era felice di aiutare i sofferenti, moltiplicava le sue preghiere e i suoi sacrifici e non aveva tempo di pensare a se stessa e al suo dolore di sposa tradita.
la vivezza della fede, la ferma speranza e l'infiammata carità erano sempre nel cuore di Paola. Quando l'amante del conte si ammalò, Paola poté mostrare a tutti quale era la sua capacità di perdonare. La ragazza cominciò ad avvertire strani dolori al ventre, che diventarono sempre più forti. Nessun medico era in grado di darle sollievo e nessuno nel castello riusciva a starle vicino. Paola, come se fosse la cosa più naturale del mondo, decise che sarebbe andata da lei. La giovane quasi non la riconosceva, oppressa dal dolore, ma sentì le sue carezze sui capelli e trovò qualche momento di conforto. Le condizioni della giovane peggiorarono in breve tempo. Era lucida a tratti e Paola pregava vicino a lei, raccontandole del perdono che la aspettava in cielo. Sentendo la sua voce dolce, la ragazza pianse, ricordò tutte le ingiustizie inflitte, le cattiverie, e chiese perdono. Paola le rimase vicino fin quando spirò e sopportò anche i commenti malevoli che la accusavano di aver avvelenato la sua rivale. In seguito, nella dimora dei Costa, molti furono i prodigi compiuti da Paola. Nel 1505 Paola ebbe la gioia di rivedere il figlio Gianfrancesco sedicenne. Dopo i tanti anni passati alla corte dei duchi di Savoia a Torino, tornò a bene. Amici e parenti vennero per salutarlo, ma la madre lo volle per sé tutto un pomeriggio per farsi narrare la sua vita, le sue conoscenze, i fatti successi. Non una parola di sdegno uscì dalle sue labbra in merito al comportamento del marito verso di lei in quegli anni. Lei aveva sofferto, ma il suo ragazzo era cresciuto sereno, lontano dall'odio, ed ora era lì con lei e null'altro contava. Il conte era orgogliosissimo del figlio e dei suoi amici francesi e si affrettò a far preparare dai servi un banchetto eccezionale da offrire loro. Fece affluire da Torino provviste e prelibatezze e nei giorni precedenti andò personalmente a caccia nei boschi per procurare la selvaggina e si accertò che al castello fosse tutto in ordine. In cantina conservava un ottimo vino per le occasioni speciali, tenuto in gran conto. Quando furono a tavola, Lodovico chiese ai servi di portarlo, ma la botte che lo conteneva risultò vuota. Posso solo immaginare chi abbia a che fare con questa faccenda. Sono anni che nella dimora dei Costa qualcuno sperpera ed affonda i miei averi. Lo sguardo adirato di Lodovico si posò su Paola, che effettivamente aveva dato quel vino ai poveri convalescenti e ai vecchi come rimedio per la debolezza. Paola fece un modesto sorriso, carezzò Gianfrancesco e disse: «Sono sicura, caro marito, che la botte è piena. Andiamo insieme a vedere». Accompagnati dai servi,
Scesero dunque per le scale del castello senza parlare e, avvicinandosi alle botti, Paola fece senza essere vista un furtivo segno della croce. In cantina il servo aprì la botte e disse, porgendogli il calice: «Conte, assaggiate, sembra ottimo, colore e profumo sono eccezionali». Paola tacque. Era stupita come lui, ma sapeva chi era venuto in suo aiuto, poiché era già successo altre volte, sempre in occasione di atti di carità operati con i poveri. Il suo cuore non si inorgoglì per il privilegio di aver assistito al miracolo da lei richiesto. Anzi, moltiplicò preghiere e digiuni per rendere grazie a Dio di quel fatto. La festa si concluse in allegria e il vino fu apprezzato da tutti. Gianfrancesco fu felice di vedere tutto ritornato a posto tra i suoi genitori e il conte non diede cenno di essere arrabbiato con la moglie. In effetti, cominciava a chiedersi se Paola avesse davvero qualche dono speciale, non legato alla stregoneria, ma alla sua bontà d'animo e alla perseveranza nel fare del bene. Se lei, come era vero, prelevava cibo per i poveri, era altresì vero, e lo testimoniava il fattore, che le provviste non diminuivano, anzi, sembrava aumentassero. Qualche tempo dopo, in un freddo giorno di inverno, in cui la contessa stava dando pane ai poveri, «Signora, vi ho avvertito tante volte, ma vedo che vi ostinate a sprecare i miei beni con questi pezzenti e mi sfidate coi vostri comportamenti. La misura è colma!» «Conte, credete, non sto dando loro cibo!» «Che avete dunque in quel cesto?» «Porto fresche rose.» «Certo, rose in questo freddo gennaio. Fatemele dunque vedere.» La contessa aprì il grembiule, mormorando una preghiera sottovoce,
e il pane si trasformò in rose, nonostante la stagione fosse del più rigido inverno. I poveri rimasero in silenzio ad osservare la mano di Paola che alzava al cielo uno stelo fiorito. E qualcuno cadde in ginocchio, capendo la grandezza del miracolo che Dio aveva operato. Il Costa rimase sbalordito e non trovò di meglio a quel punto che prendere la mano della moglie e baciarla con delicatezza. Da oggi, signora, non vi rimprovererò più. Non posso oppormi a ciò che Dio vuole. Avete licenza di dare ai poveri quanto ritenete giusto. Così, con l'umiltà, la preghiera e la perseveranza nella generosità, Paola aveva vinto la durezza del marito. Paola fece ristrutturare e ampliare il santuario della Rocchetta e continuò con le sue opere di carità e di cura verso i più poveri. Visitava gli infermi, ne curava le piaghe, assisteva i moribondi. A soli 42 anni, dopo anni di atroci dolori al capo sopportati in silenzio, la contessa spirò il 24 gennaio 1515 e per la gente di bene fu subito beata. Vi abbiamo raccontato la storia di Paola, giovane donna con una grande fede, capace di immensa carità e amore. Anche oggi lei veglia sui benesi.